che altro. Sì, può aiutare sicuramente a cambiare una persona, a acquisire l'intelligenza emotiva, ma non si può arrivare a dire che una persona è una brava persona perché ha un'alta intelligenza emotiva. Perché quello rientrano anche i valori che uno ha, e quindi anche perché poi saremmo fregati, perché non so quanti, anzi probabilmente quasi nessuno, genitori insegna l'intelligenza emotiva ai figli, perché neanche sanno che cos'è. Ma vengono su anche delle brave persone, insomma, mediamente, insomma. Ma certamente con l'intelligenza emotiva si può migliorare anche la capacità di mettersi, essere delle, tra virgolette, brave persone, sì. Non basta però, eh. La differenza essenziale tra emozione e ragione è che l'emozione conduce l'azione, mentre la ragione porta le conclusioni. Questo è Donald Cain, che lo dice: l'emozione conduce l'azione. Non è detto che sia una buona azione, no? Uno, le emozioni base sono dolore, rabbia, piacere e paura. Di queste l'unica buona è piacere, perché la paura, la rabbia, il dolore non è che sono molto belli, no? Queste sono emozioni base, non da confondere con i sentimenti. Per esempio la gioia, la felicità, la tristezza è un sentimento, mentre le emozioni sono qualcosa di proprio istintivo, di base, basilare. Paura, cioè anche gli animali, no? Dolore, piacere, ecco, quindi sono quelle emozioni base. Spesso sottovalutiamo l'importanza dei sentimenti e processi emotivi in un posto di lavoro. Tuttavia è essenziale ricordare che il tuo rapporto professionale con i clienti, per quelli che lavorano, è in grande parte influenzato dal nostro stato emotivo complessivo e dalla nostra consapevolezza, cioè, ok? Le abilità che compongono l'intelligenza emotiva si raggruppano in grandi quattro insieme, che abbiamo già detto prima. Queste abilità rappresentano dei veri e propri indicatori di quanto una persona abbia un'intelligenza emotiva spiccata e di alto grado. Li ripetiamo: social skill, capacità relazionale, capacità di influenzare, leadership, capacità di sviluppare e migliorare gli altri, capacità comunicativa, punto nodale del cambiamento, gestione di conflitti e negoziazione e risoluzione dei problemi, creare un'unione tra gli altri, cioè fare gruppo. Queste sono le social skill, capacità sociali che una persona ha, e la capacità collaborativa. Consapevolezza emotiva, che genera capacità di distinguere le proprie emozioni in determinate situazioni, riconoscimento dei segnali fisiologici che indicano il sopraggiungere di un'emozione, confidenza con le proprie emozioni, capacità di comprendere le cause scatenanti. Sì, certo, una persona che ha queste capacità è difficile che non sia una brava persona, però, in effetti. Autocontrollo emotivo, ecco, questo per esempio è un modo di anche rieducare degli adulti. Adesso, sì, facendo un corso, ad esempio, di intelligenza emotiva, si potrebbero avere, mi azzardo a dire che si potrebbero avere delle persone migliori, sicuramente. L'autocontrollo emotivo ottenuto grazie a autocontrollo degli impulsi delle emozioni, orientamento alla verità, essere una persona coscienziosa, capacità di adattabilità, capacità di iniziativa, consapevolezza sociale, è l'ultima. Empatia, ripetiamo, capacità di comprendere gli altri, mettersi nei panni degli altri, sensibilità, capacità di consapevolezza organica, far parte di un gruppo, di un unico sistema, capacità di armonizzare le emozioni dirigendole verso il raggiungimento di un obiettivo. Mi convinco sempre di più adesso che sì, in effetti una persona che però deve volerla questa cosa, non è che fa il corso, deve volerlo, deve applicarsi. Certo, acquisendo queste capacità di intelligenza emotiva sicuramente una persona si migliora parecchio, sì. Orientamento al servizio, cortesia, umiltà. Orientamento all'ottimismo, proattività.
Gli esperti in campo dell'intelligenza emotiva suggeriscono che la qualità di queste relazioni determina il successo commerciale di un'organizzazione, questo per quanto riguarda le aziende. Quindi l'azienda fa un corso di intelligenza emotiva per il business con me, certo che il gruppo di lavoro più unito, più propositivo, più motivato, e quindi cambia parecchio. Se sei in sintonia con le tue emozioni è molto più probabile che sarai in grado di comprendere e empatizzare, cioè mettersi nei panni degli altri, con le emozioni che influenzano gli atteggiamenti, i comportamenti degli altri. Quindi diventa, in una parola, più comprensivo, ovvio. Le competenze, cioè cosa mi serve per essere necessario per il successo, poi possono cambiare quando si sale nella gerarchia. Nella maggior parte delle grandi organizzazioni, i dirigenti di alto livello dovranno possedere una maggiore consapevolezza politica dei dirigenti medi. Competenze emotive, l'autoconsapevolezza, cioè io conosco il mio stato d'animo, mi capisco cosa mi succede, come mi sento e perché mi sento. Tanta gente dice, le persone sono in balia delle loro emozioni, non so perché mi sento così, perché, e non me ne rendo conto. Un'adeguata stima personale, autostima, la consapevolezza dei nostri limiti, capacità e possibilità. Si tratta anche di mettere alla prova noi stessi indipendentemente dal giudizio degli altri. L'autoregolazione, autocontrollo. Controllo delle nostre emozioni significa non cedere alle risposte consapevoli o agli impulsi provenienti dal mondo esterno. Competenze sociali. Vediamo dove troviamo. Ah, eccolo. Comprendere, non necessariamente percepire, le emozioni degli altri. Capire perché l'altro si sente così, e anche l'abilità di percepire e capire le relazioni sociali. Assertività, questa parola vuol dire avere a esprimere le nostre opinioni, quello che penso lo dico, anche se contraria alla maggioranza, non ho paura di quello che dicono gli altri. Assertività, cioè io sono convinto di quello che penso, anche se sono messo in minoranza come opinione, che non vuol dire essere rigidi e fanatici, ma essere convinti delle proprie idee. Naturalmente poi uno può essere flessibilmente aperto a dei commenti, critiche positive, e chi ha intelligenza emotiva sa distinguere delle critiche date per invidia a chi invece mi fa notare degli aspetti che magari io non ho notato. Ecco, questa è una capacità di intelligenza emotiva, perché se io sto a ascoltare tutti, è finita. Molte persone parlano perché, semplicemente, o perché sono invidiosi o perché hanno paura, mi vogliono bene, ma dice no, non fare così, perché la persona a un certo punto non vive più. Uno deve proprio vivere la propria vita. Sì, essere attento a che cosa pensano le persone vicino a me, ma a un certo punto uno ha la sua strada, deve seguire quello che sente. Okay? Ma persone che sempre nascondono che cosa pensano, quello che la verità non dicono, dicono quello che a tutti piace, questo giusto o no, di parte di intelligenza. Per esempio, io sono d'accordo con te oggi, ma quando tu non sei, io non sono d'accordo e dico altre cose. Certo. E questo secondo lei è giusto, perché io nascondo il mio... Non bisogna compiacere gli altri, perché altrimenti non viviamo più. Se diamo retta a tutti, non si può... Diciamo che il 25% delle persone non piaceremo mai, al 25% piaceremo sempre, circa, al 50% possono essere convinte di andare verso quelli che non piacciamo, e l'altro 50% può essere convinto di andare verso quelli a cui piacciamo. Quindi dobbiamo ascoltare, sì, possiamo ascoltare tutte le opinioni, ma a un certo punto poi sono io che decido che cosa voglio fare della mia vita, perché sennò è finita. Poi c'è la persuasione, la capacità di indurre alcuni comportamenti e azioni in altre persone. Questo è addirittura possibile anche con un alto livello di intelligenza emotiva.
cioè farti sentire questo senza persuasione occulta. Dicevo l'altro giorno in intervista, i miei valori, a questo punto i valori mi guidano a una persuasione etica, non io che faccio, ti faccio provare i sentimenti e le emozioni che desidero io. Viceversa, io sono al riparo da, anche da emozioni e sentimenti che gli altri vogliono che io provi. Ad esempio l'emozione della rabbia, che è un'emozione base, tu mi fai arrabbiare, non sei tu che mi fai arrabbiare, sono io che voglio arrabbiarmi. Tu puoi dirmi quello che vuoi, ma io non mi arrabbio, perché il problema non è mio, è tuo che ti comporti così. Sì, per questo ci vuole un altro livello di controllo, di intelligenza emotiva, lo so. Ma quando che certe persone danno veramente sui nervi, però... Ma quando che non fanno nulla male o non dicono male, ma non ti vedono, anche questo è il problema, no? Non fanno nulla, ma non ti vedono. Non ti vedono, per esempio io che sono straniera, non ti vedono, non ti salutano e non ti commentano, quindi non fanno male, ma quello che non ti vedo è questo problema, perché... quelli non hanno una grande capacità empatica di... Io non capisco, io ho fatto male, io ho detto no, male, poi lì entrano anche i valori del problema di la mia o no. Rientra lì anche poi l'educazione, dicevo prima, i valori, i pregiudizi, no, cioè l'intelligenza emotiva può fare molto, ma non può andarsi a sostituire l'educazione base. Probabilmente sì, chi aumenta l'intelligenza emotiva è più empatico. Devo essere arrabbiata o no? E non devo fare niente. No. Tu non ti curare di loro, ma passa e va. Cooperazione, abilità di collaborare efficacemente con gli altri, lavorare come un team per seguire obiettivi comuni. È difficile stabilire quanto un'intelligenza... Sì, si dovrebbe capire. Sì, una persona che è molto rigida, molto anche fanatismo, sì, probabilmente ha una bassa intelligenza emotiva, sì, e anche bassa intelligenza di quoziente proprio, se è fanatico. Esistono poi alcune competenze specifiche, grazie, di certe posizioni, ecco qua, infermiere. Esempio, si tratta del senso dell'umorismo per i banchieri rispetto alla riservatezza in confronto ai clienti, quello è anche un dovere professionale. Per i presti di scuola, sapere escogitare i sistemi per avere un feedback dagli insegnanti e dai genitori. Esistono, queste sono competenze specifiche di certe posizioni lavorative. Chiaro, insomma, il senso dell'umorismo per l'infermiere è importante, no? Cioè, nel 1995 Daniel Goleman descrisse l'intelligenza emotiva come la consapevolezza, cioè rendersi conto di come si sente e di essere in grado di gestire quei sentimenti senza ne esserne sommersi. Ho lasciato un C nel computer, ci si sente, e di essere in grado di gestire quei sentimenti senza ne essere sommersi. Cioè io provo più che altro anche sentimenti, anche delle emozioni, ma non ne sono dominato totalmente. Essere in grado di motivare se stessi per ottenere posti di lavoro, essere creativi e performanti, cioè raggiungere buoni risultati al massimo, percepire ciò che gli altri sentono e gestiscono le relazioni in modo efficace. Intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e le emozioni degli altri in un'organizzazione. L'intelligenza emotiva consiste di 4 attributi, ma questi mi pare che li abbiamo già detti, no? Sì, questi li avevamo già detti. Vabbè, non so se ci sono delle domande, poi... Mi sa che il tempo a nostra disposizione è scaduto. È interessante sapere e imparare come